Buongiorno Eccomi. ragazzi, vi vediamo. Buongiorno a tutti, un attimo solo che mettiamo in condivisione. Eccoci qui, un attimo solo. Sì, sì. Un attimo di pazienza, lo condividiamo. Ok. Ecco, ok. Sta caricando. Spero si veda. Vediamo un'anteprima diapositiva, se riuscite a mettere tutto schermo. Ok, perfetto. Sì, perfetto. Via. Okay, perfetto. Ok, è tutto schermo. Sì. Almeno noi lo vediamo. Okay. Perfetto. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Noi siamo Green Shield. Giuseppe è la notte lui. Io sono Raffaele Pratella. Siamo i fondatori di questa realtà. E ci siamo incontrati in un contesto di una fondazione internazionale che si occupava di ricerca, ma proveniamo da settori diversi. Io provengo dal settore della grande distribuzione, dopo 20 anni di grande distribuzione, Giuseppe invece sempre di prodotti altamente biologici e quindi di fascia alta. E per cui ci siamo ritrovati su questo terreno della ricerca e abbiamo cercato di acquisire know-how. E quindi abbiamo acquisito in 3 anni un bagaglio di esperienza notevole che ci ha consentito di sviluppare poi quella che è stata la nostra idea. E quindi noi in sostanza oggi realizziamo e commercializziamo apparecchiature innovative, non invasive e basate sulla fisica quantistica. In particolare ci siamo specializzati nella gestione, quindi nella ricerca e gestione della salute mediante i campi magnetici e biofrequenze, grazie alla quale abbiamo sviluppato, diciamo, il metodo di riabilitazione biomagnetica frequenziale, e che è un metodo che attualmente vari specialisti utilizzano sul territorio nazionale. E abbiamo un obiettivo molto chiaro davanti a noi, che è quello di assecondare l'impatto sulla qualità della vita delle persone offrendo queste soluzioni innovative, ed è guidato, diciamo, il nostro obiettivo è guidato dall'attenzione all'individuo prima di tutto, oltre che dal nostro impegno per l'innovazione e quindi l'amore per il pianeta. Infatti l'abbiamo sintetizzato con questi 5 punti, che sono la salute e il benessere, le imprese e l'innovazione in infrastrutture, cioè noi siamo orientati a fare impresa e innovazione, però sempre assecondando quel principio che abbiamo appena detto, e quindi anche il consumo, la produzione diventano responsabili, tant'è che noi nei nostri dispositivi che vendiamo all'interno non abbiamo consumo di carta, quindi non abbiamo istruzioni cartacee, ma semplicemente attraverso un QR code, l'utente può inquadrare e viene rimandato direttamente sulla pagina del nostro sito istituzionale nella sezione delle istruzioni, dei foglietti illustrativi o quant'altro, oppure anche delle ricerche scientifiche. Perché quello che facciamo naturalmente è basato su ricerche scientifiche pubblicate sulle riviste, diciamo, di maggior pregio. Quindi andiamo ad assecondare la qualità della vita sulla Terra, e quindi questo lo riflettiamo anche nella partnership, quindi anche scegliamo i partner in virtù di questo. E quindi quello che facciamo in sostanza è qualcosa, degli strumenti che ci consentono di far fronte a un problema che è di natura planetaria, e cioè noi sappiamo che i farmaci sono delle sostanze chimiche, e quindi nella totalità dei casi, oltre a dare delle proprietà benefiche, hanno anche degli effetti secondari, diciamo, negativi all'inquinamento da farmaci. Infatti il 70% dei farmaci viene eliminato con le urine, e quindi nel processo che segue va ad inquinare la terra. Quindi noi abbiamo fatto ricerca su questo e abbiamo messo a punto degli strumenti, per esempio tipo questo, che è il trasferimento biofrequenziale, cioè una medicina, chiamiamola, noi l'abbiamo chiamata digitale, quindi senza effetti tossici, che ha una maggiore efficacia e un minor costo di produzione, e quindi un impatto zero sull'ecosistema, quindi non arreca danni all'ecosistema. Questo è possibile attraverso un amplificatore di frequenza a banda larga che noi alimentiamo con un pannello solare, anche quindi dei consumi, e quindi entra nell'entrata, si mette il campione di farmaco puro. Poi lo si stimola con una certa onda, con un generatore di frequenza, che consente di trasmettere all'altro, diciamo al ricevitore, che può essere
l'acqua oppure un olio essenziale, trasmette qualsiasi frequenza e quindi trasmette la proprietà di questi medicinali, traendone solo i benefici e quindi escludendone gli effetti collaterali. Il prodotto finito, che è quello che vediamo sotto nella slide, è un prodotto realizzato con oli essenziali sui quali viene applicata questa biofrequenza attraverso questo sistema quantistico e abbiamo fatto attenzione anche al packaging, che è fondamentale, che è fatto in alluminio, in quanto le biofrequenze devono essere mantenute sull'acqua, sull'olio, quindi sul liquido, per generare poi nel tempo l'effetto. E questo l'abbiamo fatto 5 minuti, quindi concludiamo. Questo prodotto l'abbiamo fatto in collaborazione con un ricercatore che ha prodotto la Bibbia del Rifing a livello mondiale e siamo apparsi con questo prodotto proprio su questo libro importante. Velocemente la nostra roadmap. E i nostri primi prototipi sono nati già nel 2019, abbiamo certificati, abbiamo fatto partnership sia commerciali, ma soprattutto siamo entrati in contesti che ci hanno consentito di sviluppare altri prodotti. Per esempio, abbiamo sviluppato questo prodotto, per esempio, che è l'Heartbeat, che è in grado di riprodurre il battito della Terra sincronizzando le cellule umane a quelle di Schumann, che questo praticamente è in sostanza quello che fanno già sulla stazione orbitante, perché c'è una stanza dove viene riprodotta questa frequenza per non far avvertire gli astronauti questo sbalzo così repentino di frequenza che potrebbe cagionare anche dei problemi di salute per loro. Quindi abbiamo realizzato, come abbiamo visto, questo tipo di prodotto e stiamo facendo studi sulla realizzazione di capsule per il trattamento sempre biofrequenziale con estratti fitoterapici. E siamo orientati al mondo della riabilitazione, e il nostro mercato di riferimento sono studi medici, specialisti, ingegneri biomedici, osteopati. Abbiamo cominciato con i nostri clienti, erano distributori al 90% in giro per il mondo, il 10% in Italia nei primi 2 anni, ma nell'ultimo anno e mezzo abbiamo recuperato quote di mercato in Italia. Adesso vorremmo chiaramente cercare sostegno da parte di o aziende o sostenitori finanziatori per sviluppare ulteriori tecnologie e ulteriori prodotti da mettere a disposizione del mercato, del pubblico. Quindi, come si vede nelle proiezioni finanziarie, sono... Vi preghiamo di chiudere, perdonaci. Abbastanza chiare, sì, chiudiamo. I prodotti sono quelli che abbiamo visto, i ricavi, pensiamo di arrivare nel 2024 1,5 milioni di euro. Poi questo è un altro prodotto che abbiamo fatto, che sono capsule di cui abbiamo parlato, è un magnetizzatore di acqua che consente di variare le proprietà fisiche ma non chimiche dell'acqua e quindi curare a seconda delle necessità dell'utilizzatore vari tipi di disfunzioni. Perfetto. Questo grazie. Grazie. Grazie mille. Complimenti davvero per quella che è la tua idea, lungi da noi dal giudicare la parte medica, certo. Perché ovviamente non... Abbiamo scoperto che oltre al mal traffico esiste il mal di pianeta Terra. Ma questo è anche molto interessante, per esempio quell'utilizzo in ambito aerospaziale, la vostra realizzazione è l'unico modo attualmente utilizzato per ottenere questo scopo, o ci sono già altre attrezzature che comunque aiutano gli astronauti a non sentire, tra virgolette, la mancanza della madre Terra. Se nel frattempo puoi rimuovere la condivisione schermo, così ci vediamo. Ci siete? Ok, eccovi. Sì, vi vediamo. Non vi sentiamo.
Non vi sentiamo. Ecco, adesso ci sentite. Ora ci sentite? Sì, sì. Abbiamo realizzato quel dispositivo che abbiamo visto nell'immagine su indicazione di alcuni cardiologi che fanno terapia riabilitativa sfruttando questo tipo di frequenze. Per cui quel dispositivo ha un raggio di azione di un metro circa, quindi va a coprire la fascia toracica e quindi, diciamo, la zona interessata. Però da indicazioni rilevate anche da pubblicazioni della NASA, noi sappiamo che sulla stazione orbitante hanno creato una stanza all'interno della quale c'è un sistema molto simile a quello che emette la stessa frequenza, però in un ambiente leggermente più grande, quindi un raggio d'azione un po' più grande. Questo consente agli astronauti di sottostare alla stessa frequenza della Terra, e non nella frequenza che si trova nello spazio, che è una frequenza completamente diversa che li esporrebbe a tutta una serie di scompensi. Ok. Quindi, per quanto riguarda... Sì. Sì, per quanto riguarda invece l'utilizzo medico, diciamo, quali sono i principali utilizzi, diciamo, quali farmaci possono essere somministrati secondo questa metodica? Allora, esiste ogni farmaco ha una frequenza. E noi attraverso un gruppo di ricercatori, uno in particolare che ha creato, come dicevo prima, la Bibbia del Rifing, che non è altro che un elenco di frequenze infinito, noi riusciamo a improntare, quindi a informare o l'acqua o l'olio essenziale con la frequenza di cui abbiamo bisogno. E quindi a seconda delle patologie, a seconda dei farmaci che vogliamo utilizzare, i principi dei farmaci che vogliamo utilizzare, attraverso questo sistema quantistico, quindi attraverso un'apparecchiatura specifica, viene informata l'acqua. Per esempio anche in agricoltura ci sono degli esempi di questo genere, dove per evitare l'inquinamento delle falde acquifere attraverso il rame, si è informata l'acqua con le proprietà del rame, però non immettendo il rame stesso nella terra, quindi nella, non inquinando la falda. Questo ho letto questo articolo non molto tempo fa riguardo. Sì. Diciamo che i complottisti del Covid, se sentono, diciamo, questa startup, comincerebbero a essere fomentati da quello che... Non è questo il nostro obiettivo. Certo, assolutamente. Ci vogliamo affiancare, diciamo, all'esistente e non metterci contro. Sì, assolutamente. Non vi finanzia Bill Gates, perché sennò non sareste a Digital. Esatto. No, noi la cosa che è molto chiara è che comunque io, quello che diciamo sempre Giuseppe ai nostri interlocutori, che abbiamo fatto una società con la natura, perché le tecnologie, quelle conosciute per centinaia di anni, hanno piuttosto depredato le risorse anziché assecondare le risorse esistenti. Mm-hmm. E quindi noi in questo senso, io dico sempre, abbiamo fatto una società con la natura e vogliamo portarla avanti. Perfetto, grazie. Ci sono domande? Sì, ce n'è una da parte del Comitato Scientifico. Una domanda, curiosità, ma ci sono già dei risultati scientifici che attestano gli effetti positivi? Allora, dobbiamo fare una distinzione sugli effetti, sulla dimostrazione degli effetti. Il primo sono delle ricerche scientifiche, perché tutto quello che facciamo parte da ricerche scientifiche pubblicate su, diciamo, le riviste specializzate, quelle più importanti a livello mondiale. Il secondo invece, che è di ordine un po' più pratico, ci viene dai feedback degli utilizzatori finali, cioè chi utilizza questo tipo di supporto ci comunica l'effetto. E per cui noi utilizziamo per esempio in questo un sito Trustpilot, per esempio, dove chi acquista un nostro prodotto e lo utilizza mette il suo feedback. Questo feedback, diciamo, è elevatissimo, e questo ci conforta, perché per noi è un po' il carburante, e quindi ci gratifica moltissimo e ci dimostra l'efficacia dei nostri supporti. Perfetto. Se non ci sono altre domande, okay. Allora possiamo chiuderla qui. Ragazzi, in bocca al lupo, complimenti per la vostra... Bocca al lupo. Grazie. Okay. Grazie.